il tema è abbastanza simpatico, è molto complicato ed è talmente complicato che io il mio intervento non durerà meno di 4 ore e un quarto. Quindi, abbiamo la protezione civile. Sì, esatto, no, ma anche l'ambulanza ci vuole. Tenterò di essere invece un po' più riassuntivo e prenderla dai vari punti di vista questa questione. Fare un nuovo Giuseppe Verdi sarebbe fantastico, anche perché lui era nato figlio di un piccolo venditore di cibi di vicino a Busseto, vendevano un po' di vino rosso e un po' di alimenti, ed è morto che aveva una tenuta di 1000 ettari a Sant'Agata e ha un lascito tale in diritti d'autore, era in utilità di aver fatto la casa dei musicisti, cioè è morto un uomo ricco. Cioè, Giuseppe Verdi in realtà è il primo Elvis Presley della storia della musica e ha tirato anche dietro a sé tantissimi altri che hanno capito che era un mestiere che valeva la pena fare, così come lo furono molti uomini in quegli anni lì, cioè fra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. Pensate alla fortuna che hanno avuto alcuni grandi scrittori, quella letterati a cavallo fra i due secoli, compreso D'Annunzio. Cioè D'Annunzio qui vicino si è fatto una casetta di campagna che fa invidia a più di un medico condotto oggi, non riesce a farla uguale, eppure faceva soprattutto, oltre che mitragliatore, l'aviatore, lo scrittore. Quindi noi abbiamo nella nostra tradizione gente che ha fatto tanti soldi attraverso i sistemi della comunicazione e della cultura, però non è di quello che bisognerebbe parlare, perché è ovvio che ogni società lascia a qualcuno la possibilità della grande fortuna. Tutti hanno visto quanto è diventato ricco Andy Warhol e tutti vorrebbero diventare Andy Warhol, e poi fanno delle porcherie per tutta la vita e rimangono dei frustrati. Il mondo dell'arte di oggi prevede che ci sia un posto eccellente per 5 persone che fanno benissimo e tutti gli altri invece stanno a soffrire. Ma così un po' tutto il mondo nostro, che ha inventato questa figura di starologia, cioè l'artistar, fa 100 milioni di euro di fatturato con uno studio. In cambio il mio amico che fa l'architetto a Gallaratte è lì che tira la cinghia e spero che gli facciano fare l'asilo nido l'anno prossimo per poter chiudere i conti. Quindi stiamo attenti, esistono gli elementi che tirano e esistono gli elementi invece, gli altri che si occupano di questioni legate alla cultura e che faticano a fare il loro mestiere come se avessero un altro tipo di negozio. La questione non cambia di molto. Però forse non è questa la questione vera, con la quale, il punto vero con il quale dovremmo iniziare un ragionamento sull'argomento. È molto meglio il pensiero di Tremonti, cioè con Tremonti, poi Tremonti che è anche una persona ironica, è in realtà un cinico, dice un libro all'anno basta, e poi in realtà poi lui è una biblioteca seria. È molto meglio uno come Tremonti che dice un libro all'anno basta, di quei vecchi democristiani che venivano da Irpinia e che esaltavano l'università, poi avevano solo i libri di cartone con le bottiglie di grappa dietro. Cioè, nel cinismo di Tremonti c'è il matrimonio con una tesi che in Italia è spesso sostenuta, che la cultura non serva, e che è anche una tesi in qualche modo laica, con una sua, ecco, con una sua traccia di fascino, perché noi abbiamo sofferto di troppa esaltazione di culture finte, per cui così l'attenzione a quella invece più normale e più quotidiana ha un suo senso. Mi ricordo ancora quando nei paesi diceva, ma in Lombardia diceva, ma lui è un artista, come dire, è matto, lasciatelo stare. Era un modo molto semplice di definire uno un po' bizzarro, uno eccentrico. La credenza popolare non attribuisce grande potere al meccanismo culturale, eppure viviamo in un paese dove questo fascino permane. Questa è la cosa interessante. E viviamo anche in un paese che ha una delle tradizioni, una delle eredità culturali fra le più potenti d'Europa o del mondo. Non come dicono taluni, il 70% dei beni culturali del mondo, quella una bufala, che aveva un senso forse nel 1905, quando i quadri impressionisti non valevano niente e non avevano ancora costruito l'architettura della contemporaneità, cioè l'architettura era solo quella antica, quella vecchia. Per cui si poteva immaginare una valutazione del genere, cioè un fondo oro allora valeva concettualmente quanto avrebbe potuto valere il Taj Mahal. Oggi noi sappiamo che il Taj Mahal vale un po' di più di un fondo oro, anche perché nel frattempo gli indiani hanno fatto vedere i muscoli. È proprio dall'India che vorrei partire, il paese più povero della terra. Quando noi eravamo ragazzi, io non parlo di voi siete ragazzi, ma io parlo di noi, cioè il Baldi, io, quelli che hanno ormai superato il 90° anno d'età, quando noi eravamo ragazzi,
facevamo le, c'erano le raccolte per la fame in India, c'era sempre la fame in India, neanche in Africa c'era la fame in India. E oggi l'India produce i più bravi esperti nel mondo del computer, produce i matematici più svegli del mondo, produce personaggi che si ritrovano dall'MIT a Cambridge, perché l'India ha capito allora che per smettere di essere l'India della fame doveva diventare l'India della fama, e ha scoperto che la fama si raggiungeva attraverso la ricerca e attraverso lo studio. Questo percorso è quello dell'India di allora. Il nostro percorso non è molto dissimile, perché loro da India da sfamare sono diventati l'India di oggi, noi dall'Italia colta di ieri stiamo diventando l'India da sfamare domani, cioè noi abbiamo preso la strada opposta. Perché l'abbiamo presa questa strada opposta? È una domanda alla quale la risposta non è tanto facile, perché è abbastanza recente questa inversione di tendenza. Solo le aree veramente popolarissime, cioè proprio i derelitti della nostra società, credono ancora nel valore dello studio. Per esempio, ho seguito con estrema simpatia la storia patetica del Trota, no? Cioè, uno che va, crede così tanto nella laurea che se la va a comprare in Albania, dopo che per anni tutti hanno detto che gli albanesi erano intollerabili. Cioè, quindi vuol dire che in alcune aree molto periferiche a Cittiglio si può ancora immaginare che la laurea sia un titolo, cioè quindi c'è nella dichiarazione del Trota e anche del fidanzato della vicepresidente del Senato che ha comprato l'altra laurea in Albania, c'è comunque il senso che il sapere serva. Non si capisce quale, non si capisce come definirlo, ma il mito persiste. Allora, io credo che oggi noi dovremmo veramente rivolgere un pensiero di profonda simpatia a questi due personaggi totalmente eccentrici, cioè circensi in un qualche modo, perché loro rappresentano una pulsione positiva, che è ben diversa da quella, per esempio, che si riscontra molto spesso nell'operoso Veneto, di cui voi una volta eravate dipendenti, ma non mai troppo, perché il tromplino è sempre stato ingovernabile. Nell'operoso Veneto i figli di quelli che hanno le fabbrichette a 14 anni smettono di andare a scuola e non vanno neanche a comprarsi una falsa laurea in Albania, quindi rappresentano un'etica molto più primordiale di quella del povero Trota, un pensiero di affetto per la fronte bassissima del figlio del senatore, che ci permette di entrare però veramente nel tema. A che cosa serve la cultura? Facile definire. L'hanno scoperto in due momenti particolari. Il primo che fece questa scoperta con grande intelligenza fu Ottaviano Augusto, quando divenne imperatore, all'inizio della nostra era. Quando lui sovverte alla radice il sistema repubblicano romano e riesce ad imporsi prima come capo dell'esercito, come imperator, e successivamente, solo alla fine del travolgimento politico, riesce a farsi dare il titolo di Princeps, il titolo al quale lui teneva di più, Augusto, Cesare Augusto, era quello di principe. In che cosa consisteva l'essere principe? Consisteva nel fatto che controllava anche le meccaniche della comunicazione, i valori dell'estetica. Basta andare a vedere questo bellissimo suo studio che si fa costruire a Roma, che è stato restaurato negli ultimi anni, una stanzetta piccolissima, sembra quest'angolo nella quale ci troviamo noi, decorato fino all'ultimo dettaglio in un modo incredibilmente prezioso, dove l'uomo più potente della terra si concentrava su se stesso, in un modo molto diverso da quella che è, per esempio, sto sempre pensando alla vita che ci coinvolge tutti, se io penso allo studiolo di Cesare Augusto e penso al grattacielo che si è appena fatto costruire i formigoni, c'è una differenza che mi è inspiegabile. Cioè lì gli uffici hanno 600 metri quadri, lui ha governato la terra in un ufficio che ne aveva 18 di metri quadri. Lì sono decorati malissimo, il suo era decorato benissimo. Purtroppo abbiamo perso gli arredi, ma se avessimo gli arredi e gli altri documenti d'epoca ci possono permettere di capire quali erano, avremmo un'idea molto precisa di ciò che era l'idea del potere di Cesare Augusto. Attorno a Cesare Augusto si muoveva Virgilio, che era finanziato. Cioè, l'Eneide nasce come documento di propaganda assieme a tutta una serie di percorsi paralleli nel campo letterario. La statuaria greca viene rilanciata con enfasi, è il momento nel quale
iniziano ad arrivare le grandi copie, si cominciano a produrre le grandi copie, l'architettura per la prima volta cessa, questo è molto divertente a Roma, di essere dipinta e diventa marmorea, cioè fino allora loro facevano finta di essere un po' greci anche loro, però lo facevano a romana, cioè dipingendo le colonne, facendole di stucco e dipingendole. Da quel momento poi cominciano a comprare marmi. Cioè si occupano di cultura, si occupano di investimenti nell'ambito del patrimonio estetico e si occupano di comunicazione e propaganda. Perché? Per sostenere una idea di un governo diverso del mondo. E quel parallelismo diventa fondamentale. E da quel momento in poi, devo dire, l'evoluzione dell'impero raggiungerà poi il punto apicale con Adriano, quando Adriano lui stesso diventa l'architetto degli edifici all'interno dei quali vive e lui stesso progetta lo stile di ciò che dovrà essere Roma. E effettivamente il Medioevo è di decadimento. C'è un bellissimo testo di Le Goff, che è il più bravo medievista attuale, che fa un'analisi molto precisa sulla mutazione che avviene nel Medioevo intorno alla fine dell'undicesimo e all'inizio del dodicesimo secolo, quando dice è il momento nel quale il potere che fino allora esisteva, che si fondava sull'idea di governo e sul sacerdozio, cioè era bipolare, cioè il Medioevo si fonda veramente sul gladio da un lato e sul rapporto col divino, cioè quello che rappresenta il mondo sacerdotale, perché il Medioevo almeno fino al 1000 con sicurezza, dopo il 1000 un po' meno, era convinto che l'anno dopo sarebbe venuta la Gerusalemme celeste e il mondo finiva, quindi era un mondo in costante preparazione della fine, per cui chi si occupava del lavoro di anima e della fine era importante quanto quello che si occupava di spade, di difesa dei diritti oggettivi. La mutazione avviene quando ci si accorge che porca miseria non arriva la fine del mondo e che bisogna rinviare la questione un po' più in là, e nasce una visione escatologica diversa da quella preesistente. In quel momento, dice Le Goff, appare la figura nuova, che è quella dello studium. Cioè chi si occupa del sapere le cose conta quanto gli altri due. E la questione si dimostra molto facilmente, perché a partire dalla fine del XII secolo, inizio del XIII secolo, chi sa leggere le leggi, cioè chi è informato, chi sa dominare i progetti dell'architettura e del disegno, conta molto di più di chi ha lo spadone in mano. Noi immaginiamo spesso un Medioevo troppo alla Brancaleone, no? Oppure un po' la fin di Pacotiglia. Il vero Medioevo è quello per il quale il dibattito intorno alla successione imperiale che porterà poi a diventare imperatore Federico II di Svevia è un dibattito che si svolge molto di più all'interno dell'Università di Bologna di quanto non si svolga sui campi di battaglia. Cioè sono i discorsi universitari, ed è l'appoggio di un papa colto in modo particolare, che è Innocenzo III, che risolveranno le questioni della politica. Perché cito così Innocenzo III? Perché lui mi interessa in modo particolare, in quanto lui rappresenta veramente l'avventura del potere. Cioè uno che nasce nella seconda metà del XII secolo, in un posto allora importante per quanto marginale, che è Anagni, nel momento nel quale il papato, c'è un tale pasticcio di sopravvivenza a Roma, è talmente rissosa, lì si menano sul serio dal mattino alla sera, che il papato del XII secolo si sposta in gran parte ad Anagni. E ad Anagni le 4-5 famiglie feudali, ma anche marginali, che hanno dei ragazzi che crescono, li mandano a lavorare nell'amministrazione, cioè li fanno fare l'assessore alla cultura, per esempio. Lì non hanno avuto la fortuna che avete voi, li presero come assessore questo giovane conte di Segni. Il giovane conte di Segni decide nel 1180 di andare a studiare a Parigi, parte da Anagni e va fino a Parigi a fare l'università. Torna all'università e la formazione universitaria di Parigi che gli consentirà tutto il percorso dei gradini che lo porterà al papato, ed è quella che gli consentirà il dibattito giuridico, non teologico, il dibattito giuridico con il quale metterà sul trono imperiale il suo protetto, che è Federico II di Svevia. Cos'era successo? Era successo che in due parti d'Europa, a Bologna per l'eredità dei libri, cioè gli ultimi libri rimasti della Romanità antica, cioè i tan grandi testi del diritto,
erano diventati materiali per fabbricare la prima università del mondo, quella bolognese, dove si affittavano gli insegnanti, i signori adulti affittavano degli insegnanti, spesso anche più giovani di loro, per spiegargli i testi. E contemporaneamente a Parigi era nata l'ambizione, e lì che nasce la vera mutazione, era nata l'ambizione di fare lo Stato, cioè questo piccolo micro Stato dei Capetingi, che era l'Île-de-France, era un posto più o meno grande, con una Val Trompia stirata, ecco, invece che a valle stirata vicino a Parigi, dove loro vengono presi per fare da monarchi di Francia, in quanto non rompono le scatole ai veri monarchi di Francia, che sono i duchi d'Aquitania, di Borgogna, di Bretagna, quei principi di Provenza, gli ex re dell'Europa, gli ex monarchi, per non rompere le scatole prendono quello che non conta. Questo qua che viene preso e che non conta, il primo dei Capetingi, percepisce immediatamente che c'è un modo per contare, è quello di non basare la propria influenza sulle armi, ma sulla cancelleria. Ed è il momento nel quale la rivoluzione in cancelleria porterà alla rivoluzione della politica. Rimangono più o meno piccolini così fino alla fine del XII secolo. Alla fine del XII secolo hanno però già capito tre cose. Uno, che la cancelleria è il meccanismo del loro potere, che questa cancelleria che si impone deve imporre uno stile corrispondente. Hanno inventato quella roba che si chiama il gotico, che hanno cominciato a costruire a Saint-Denis, l'hanno portato a Parigi, lo stanno diffondendo e sta diventando l'estetica contro l'impero, che rimane romanica, e l'estetica contro il papato, che sta già diventando prerinascimentale. Cioè, quindi hanno la macchina della cancelleria, hanno inventato un'estetica propria e stanno dando un peso enorme alla formazione, alla cancelleria. Il primo grande ambizioso, quello che diventerà Filippo Augusto, quello che riuscirà a trasformare questo regno minimo nell'embrione della grande potenza poi del 200, quella che a metà del XIII secolo dominerà l'Europa e il Mediterraneo, su che cosa investe? Fabbrica la Sorbona, non si chiama ancora Sorbona, cioè prende gli insegnanti, i professori che stanno intorno, di teologia, che stanno intorno al capitolo di Chartres, al capitolo di Notre-Dame di Parigi, e gli dà la delega alla formazione con una normativa giuridica autonoma. Cioè, chi compie delitti all'interno dell'università non può essere giudicato dalla giurisdizione normale, ma solo dal rettorato, e lui nomina il rettore. Quindi nasce una realtà di produzione del pensiero autonoma rispetto allo Stato. In questa scommessa ovviamente inserisce tutta la forza della formazione di un paese giovanissimo che attraverso questa forza andrà a formare le persone che nella cancelleria diventeranno i protagonisti, sono gli inventori. Questo genera un'evoluzione tra tutto il secolo che sarà, che è quella di cui anche chi non si occupa di storia si ricorda, cioè dal profondo sud italiano arriva il più grande intellettuale dell'epoca, che è San Tommaso d'Aquino, che prende la cattedra a Parigi. Lì si apre tutto il dibattito già iniziato il secolo prima con Abelardo, quello famoso del taglio, e che va avanti attraverso tutto il secolo. E lì si concluderà con uno dei fuggitivi, perché poi si lega, questa università diventerà sostanzialmente domenicana, che sono i domenicani protagonisti dell'epoca, e spingerà la fuga dei concorrenti che sono i francescani. Cosa fanno? Che vanno dall'altro lato della Manica e fondano Oxford, no? E così ci sono le tre università base di quella che sarà l'Europa poi fino ad oggi. Ma loro vanno ad Oxford, ci sarà questo, una sorta di dibattito fra uno e l'altro, e l'affossatore finale della perfezione delle tesi organiche di San Tommaso d'Aquino sarà poi Guglielmo da Ockham, il quale nei suoi giri europei, anche lui finito sostanzialmente semiprigioniero ad Avignone dal Papa e scappato a farsi difendere dall'imperatore, esprimerà il suo pensiero con questa frase fantastica. Lui all'imperatore, da pari, da uomo pari all'altro, gli dirò: tu defendas me gladio, tu tiri fuori lo spadone per farmi campare, ego defendam te calamo, io sono quello che ti difendo, quello inchiostro con la scrittura. E lì si fa l'Europa, cioè da quel momento in poi, quella è la data di fondazione della nostra Europa moderna, siamo lì nel 300, sono gli stessi anni in cui Dante scrive la Divina Commedia, sono gli stessi anni in cui fra poco Petrarca inventerà la sua forma poetica, sono gli anni nei quali Giotto fonda la nostra lingua visiva. E noi viviamo di quello ancora.
Vediamo di quello, e adesso se no non deve diventare una conferenza storica, però questo momento è in un qualche modo sacro nella nostra rivoluzione occidentale. Questo momento sacro occidentale avrà una sua replica circa un secolo dopo, quando si riforma l'economia dopo la grande catastrofe demografica che fu la grande peste, la metà del 300. In alcune città d'Italia muore l'80% della popolazione, i tromblini no, perché chiusi nelle valli continuavano a battere ferro e non si ammalavano, ma i senesi che erano lì sull'autostrada, appena c'era un microbo era loro, morirono come mosche. I fiorentini che erano carogna morirono un po' meno, morirono più i senesi dei fiorentini. In Francia morirono in un modo incredibile, pare così dall'analisi della scomparsa di quello che è il focolare, che è il modo con il quale si calcola la popolazione in periodo medievale, la Francia perse praticamente il 70-75% della popolazione, cioè fu una catastrofe. Questa catastrofe ebbe un effetto immediato, crollò l'economia finanziaria industriale, artigianale industriale, sul quale si era formata l'Italia dei comuni. La grande ricchezza comunale duecentesca, non sarà mai più ricca come nel 200 l'Italia, neanche 40 anni fa, la grande ricchezza di allora. Crolla questa ricchezza perché crollano i mercati, non ci sono più acquirenti, e inizia una sorta di tensione fra le poche città che riusciranno a riformare una loro autonomia economica in una struttura ormai completamente cambiata. Questa struttura cambia perché torna ad essere fondamentale la produzione alimentare rispetto a quella industriale, ed è il motivo per il quale nascono le signorie, cioè i mantovani perché fanno l'erba e fanno anche i cavalli, i ferraresi perché anche loro sono produttori di alimenti, cioè chi fa cibo vince la battaglia dell'economia, chi sta nelle città deve inventare un altro modo per esistere. Ed è lì che vince Firenze, che non era così importante prima. La Firenze è importante quella della fine del 300. Diventa così importante che è l'unica che farà Maramao ai Visconti, che tendono di fare allora per un attimo l'unità d'Italia, non ci riescono, e rimane Firenze così solida perché? Perché investe in un modo incredibile in cultura. Cioè questo personaggio che a scuola si dovrebbe studiare come una sorta di padre della patria, che Coluccio salutati, è quello che dice: Cicerone mi serve se riscopro il latino preciso, riscopro un pensiero preciso. Il latino modesto genera un pensiero modesto e il latino ristudiato genera un pensiero complesso. Adesso la racconto in parole di oggi, non è che proprio parlasse così. Però in lui avviene questa rivoluzione concettuale per la quale il sapere diventa un modo per generare coesione sociale e per generare rafforzamento sociale. Non c'è ancora nessun desiderio di dire è chic sapere, è importante sapere, questa è la prima base, ed è importante perché genera l'identità politica. Questa è l'identità politica all'interno della quale si sviluppa molto lentamente la prima fase della famiglia Medici, i quali, rappresentando, in questo sono anche abbastanza simpatici, la parte pop, cioè i medici iniziali sarebbero dei leninisti contro la destra fiorentina che invece difende i vecchi cognomi che occupano la città. Sono dei leninisti che fanno subito affari, cioè diventano da Giovanni De Bicci in avanti, fanno affari. Vengono anche cacciati all'inizio della carriera dell'uomo politico che a me è più simpatico della storia d'Italia in assoluto, che è Cosimo il Vecchio, no? Ogni tanto dico io, c'è un uomo politico che io amo in Italia, tutti si spaventano, pensano chissà cosa dirà adesso. No, chi è per me è Cosimo il Vecchio. Cosimo il Vecchio rischia la pelle all'inizio perché Firenze è città veramente rissosa, quando il confalloniere condanna anche per reati economici o per reati politici o per reati ideologici, può comminare la pena di morte. Lui riesce a non farsi ammazzare perché tira fuori i soldi di tasca, paga e scappa a Venezia. Torna dopo un anno e mezzo, la politica allora era molto più rapida di oggi, i cambiamenti politici del Medioevo sono di 6 mesi, cioè per il caro sindaco, durava 6 mesi l'incarico del podestà e poi dopo andava e lasciava la moglie in ostaggio in caso di malversazione e lo si prendeva solo fuori città, era una cosa bizzarra, cioè il sistema politico è forse la parte più divertente di quell'epoca. Riesce a tornare Cosimo il Vecchio, che cosa fa?
far fare subito la festa ai nemici di prima e che vengono cacciati, e a partire da quel momento lancia un progetto formidabile, cioè investire in cultura. Firenze cambia i suoi destini con investimenti culturali. Cosa vuol dire allora gli investimenti culturali? Vuol dire che manda in giro per l'Europa, ancora saccagnata in gran parte questa Europa, i colti di allora, o i mezzi colti di allora. Poggio Bracciolini diventa il suo personaggio, in qualche modo più il suo agente più intrigante, che vanno nella biblioteca di San Gallo, vanno dai monaci di Cluny, aprono la borsa e dicono io pago, e tornano indietro a Firenze avendo ritrovato tutti i testi importanti del passato di cui si conoscevano solo le mutazioni recenti. Non è che trovano proprio l'autografo del Cicerone, ma trovano il Cicerone riscritto nel VI secolo, che è sostanzialmente ancora latino fino in fondo. Ritrovano il Vitruvio, dicono allora c'è un modo per capire l'architettura, eccolo qua. Ritrovano i testi di medicina, comprano i testi di medicina anche non in latino, perché già dagli anni del mio simpatico Coluccio Salutati, a Firenze si è installata la prima cattedra di greco, cioè si rompe il tabù antigreco del Medioevo, studiano greco, comprano i libri di medicina. Allora si trova ad essere capo di una società dove gli investimenti in libri sono enormi. È molto bella questa roba, perché il lascito più o meno di Cosimo il Vecchio allora è di 10.000 libri, è una cosa enorme. Il suo padre Giovanni di Bicci ne aveva lasciati 3, che probabilmente erano di preghiera, perché si sa solo che erano 3. Ma non erano libri di medicina o di architettura. Lui costituisce una biblioteca enorme, ma con dei prezzi. Noi, per ricordarci cosa costava un libro prima della stampa, è una cifra formidabile. Cioè, un bel libro c'erano dentro 400 pecore, ma non 400 pecore banali, 400 pecore iperselezionate, quindi un check su un gregge di 4.000 pecore per fare 400 pelli, per fare un grosso librone. C'erano ore di amanuensi, cioè costava come 2 fattorie un libro ben fatto, 10.000 libri erano un patrimonio infinito, a tal punto che quando lui fa il prestito al re d'Ungheria, e il re d'Ungheria non riesce a rendere i soldi, classica, lui si fa pagare con la biblioteca reale, cioè dice mandami i libri, e accanto a questo percorso nasce l'investimento molto minore sulle arti figurative e quello maggiore come intervento, ma non come pagamento di onorari, sugli architetti. La città cambia. In 30 anni questa città, che era una di quelle che competevano, diventa la prima. Cioè lui, quando muore, è l'uomo più ricco del mondo. E dell'uomo più ricco del mondo perché è investito in cultura. È per quello che mi è molto simpatico. Cioè, è un caso abbastanza, poi raramente ripetuto nella storia d'Italia, però che diventa una sorta di malattia che noi ci portiamo appresso fino ad oggi. Se penso agli investimenti di Federico Borromeo, che all'inizio del 600 fonda l'Ambrosiana e contemporaneamente fa nascere il grande lazzaretto della città, cioè fa l'ospedale e fa l'università allo stesso tempo. Cioè, se penso agli investimenti complessivi che nel paese nostro sono sempre fatti in cultura, oggi un po' mi dispiace vedere che non avvengono più. Cioè, questa mutazione è stata una mutazione drammatica. E però ci permette anche di capire alcune delle strutture del sistema cultura. Io spesso sento la cosa peggiore che capi di sentire è dire potremmo avere un po' di turismo lavorando sui beni culturali. Io mi auguro di no. Cioè, l'idea che i miei discendenti facciano i custodi dei musei non è che mi piace più di tanto. Devi immaginare il Colosseo oppure l'Arena di Verona con un mio pronipote che aspetta che il cinese gli dia una mancia. Forse è meglio evitarlo. Non è a questo che serve. Certo ci darebbe una mano una ipotesi di miglioramento della nostra tenuta turistica, visto che 100 anni fa eravamo il primo paese del mondo come turismo, oggi siamo il 6º, fra 10 anni saremo il 10º. Però non credo che sia neanche tanto grave, in realtà. La questione vera è molto più profonda, cioè che il bagaglio culturale è quello, come lo ha visto Cosimo il Vecchio, è quello che serve alla formazione. È quello che serve alla formazione ed è quello che serve all'immagine, tutte e due le cose.
noi abbiamo fatto uno studio molto, ci siamo divertiti molto a fare anni fa, sulla nascita della pittura all'olio in Italia, no? Gli italiani andavano benissimo facendo la tempera all'uovo, tutta la pittura del primo rinascimento fino circa al 1478-80 è fatta in tempera all'uomo. Però lì gira le scatole a questi fiorentini il fatto di sapere che i loro i primi concorrenti nel commercio dei tessuti, che sono quelli di Bruges, e loro fanno la pittura con olio, porca miseria, non si può farla fare anche all'olio a loro e noi no. E il Portinari, che è quello al quale dobbiamo anche la cappella a Milano, quella di Sant'Eustorgio, che fa il rappresentante della Banca Medici a Bruges, decide di comprare quel famoso grande dipinto che c'è ancora adesso agli Uffizi, che è il trittico di Hugo van der Goes, no? Quello con la nascita, l'adorazione dei magi, tutta la storia dell'arrivo di Gesù in terra, e lo compra perché è fatto l'olio e manda quest'olio a Firenze, tutti vanno lì a studiare, dico, adesso lo faccio anch'io, perché la concorrenza fra le arti corrispondeva alla concorrenza in realtà fra le merci, e questo è ciò che noi abbiamo dimenticato. Curiosamente non l'abbiamo dimenticato noi, l'abbiamo dimenticato più noi degli altri. Gli americani sono più svegli di noi in questo senso, cioè, non ci pensiamo mai. Noi abbiamo continuato a fare arte a lungo, abbiamo continuato a fare architettura a lungo, abbiamo fatto architettura fino alla fine del fascismo, e poi per antifascismo abbiamo guardato l'architettura con schifo e abbiamo optato per la costruzione invece che per l'architettura. Non abbiamo più esagerato, che l'architettura è l'arte dell'esagerazione, cioè l'arte del poter mettere di più di quanto non serva per assolvere la funzione dell'abitarci. L'architettura è il di più, cioè fare questo enorme spazio vuoto che avete davanti, che potevate benissimo anche non farlo, ma l'avete fatto perché siete ambiziosi. Ecco, l'architettura è ambizione. Noi abbiamo smesso di fare ambizione nel dopoguerra perché quell'ambizione lì ci aveva portato anche alla catastrofe. Uno guardava la stazione di Palermo oppure dello Stienze, cioè mai più quella roba lì, perché sennò torna il macellone. Invece abbiamo fatto male, perché abbiamo demolito la nostra tradizione dell'architettura. Abbiamo cambiato, quello è un periodo in cui abbiamo cambiato proprio linea di comportamento. Gli americani no. Gli americani vincono la Seconda Guerra Mondiale, impongono la Pax Americana al mondo, e all'inizio degli anni 60 cominciano a preoccuparsi. Perché? In Germania hanno sentito che hanno fatto uno sciopero. Nel 58 il generale de Gaulle è uscito dalla NATO, una roba molto preoccupante, perché ha deciso che a casa sua si fa la bomba atomica da solo. E nel 63 questi italiani matti fanno centro-sinistra, a Washington ci pensano un attimino. E non è, attenzione, e controllano già molto a fondo le nostre economie, perché hanno già insegnato a tutti gli europei a masticare chewing gum. E quasi tutti cominciano già a comprare Coca-Cola, meno di adesso, non sanno ancora che c'è McDonald's, ma stiamo andando su una linea di obbedienza alimentare. Però bisogna lasciare un segno. E nel 64, questo è incredibile, nel 64 che c'è la Biennale, e ogni padiglione poi sceglie i suoi artisti, e l'America, perché lo sceglieva il National Endowment for the Arts, cioè l'ufficio che si occupa di arte, aveva già deciso l'artista da esporre, che credo fosse Stella, uno di quelli lì, al padiglione. Bene, nel 64, due giorni prima dell'arrivo, dell'apertura della Biennale, attracca alla riva degli Schiavoni una piccola fregata della Sesta Flotta, e scendono i Marines con i quadri di Rauschenberg. Aveva organizzato tutto un personaggio formidabile, che a mio parere faceva spia di me, di professione, era stato anche un mio amico, che è Leo Castelli, sicuramente legato, era già spione, era legato all'Ovra, se no non l'avrebbero lasciato sopravvivere fino al 41 in Europa, essendo lui ebreo, ed è si è legato, come ha fatto molti dell'Ovra, è passato la CIA. Fatto sta che ha organizzato questa cosa fantastica, che scendono questi Marines con i rotoli dei quadri Rauschenberg. Lui aveva affittato accanto al consolato uno spazio espositivo, ha fatto attaccare questi quadri. La sera dopo c'era uno spettacolo della Fenice con Merce Cunningham, il grande coreografo americano, e le scenografie di Jasper Johns.
entra Rauschenberg e c'è l'applauso perché tutti sapevano che aveva vinto Leon d'Oro. Cioè gli americani hanno capito che l'imposizione culturale e artistica era più importante del masticare chewing gum e che se volevano rimettere le mani sull'Europa che stava scappando, queste mani dovevano passare attraverso un'imposizione che era l'autorevolezza artistica. È lì che noi abbiamo cominciato a gettare la spugna, da loro l'abbiamo gettata sempre un po' di più, sempre un po' di più, e da 10 anni alla Biennale mandiamo su, affittiamo dei personaggi che vengono dalla Groenlandia, non so, dei tipi bizzarri, soprattutto affittiamo, accettiamo di aver dato gran parte del paese in affitto a chi viene da fuori e trova l'Italia il palcoscenico meno costoso per operare. Siamo diventati un paese in affitto. È lì che è iniziata la nostra crisi seria da un punto di vista della competizione mondiale. Questa è la prima parte, adesso le seconde due ore le dedicheremo a altri due punti, non preoccupatevi. Il secondo punto fondamentale: a che cosa serve l'impresa oggi? Non solo a guadagnare soldi, siamo d'accordo tutti, uno fa impresa per non guadagnare soldi, è meglio rinchiuderlo subito. Ma l'impresa non serve solo a far soldi, l'impresa è una struttura del nostro mondo sociale. Perché è andata in crisi l'Italia? Ora che ce lo chiediamo, come mai è andata in vacca lì la società italiana? Perché i sondriesi, i ragazzi, uccidono la suora? Non hanno mai ucciso suore, quelli a Sondrio. C'era gente per bene, c'era il parroco che gli spiegava, guarda, le suore non le devi uccidere. Cioè c'era una formazione, un'etica. Perché è scoppiata l'etica italiana? Perché, lo spiegava molto bene, io ho un grande affetto per Sir Winston Churchill. Churchill negli anni 30 diceva la democrazia è il peggiore dei governi eccetto tutti gli altri. Perché lo diceva? Perché col cannocchiale vedeva l'Adolfo che faceva democrazia diretta e stava facendo nascere il nazismo. Quindi la democrazia è un sistema che funziona se ha dei filtri di formazione dell'opinione. Detto in parole più semplici, la democrazia funziona se ci sono delle elite che influenzano il pensiero degli altri. O detto in parole ancora più semplici, la democrazia funziona se avete l'orchestra Fiati, perché l'orchestra Fiati è un luogo dove ci si scambiano delle opinioni e dove non avviene la democrazia diretta. Quei signori e quelle signore che suonavano prima insieme sono affrancati dalla schiavitù televisiva. Guarderanno anche la televisione, ma hanno un aggregante maggiore del guardare la televisione. L'Inghilterra, la Francia del passato e la Germania di oggi sono democrazie per la quantità di orchestre fiate che hanno, di bande, di amici della caccia e della pesca, di sostenitori del campastore bretone o bergamasco, che bergamasco qua non ci sarà mai un sostenitore del campastore bretone, però forse non lo so, del bretone sì, più facile, perché ha dei filtri di aggregazione e di filtri di formazione. Noi avevamo dei filtri di formazione fantastici e di aggregazione fantastici. L'Italia fino a 30 anni fa era un paese beato. C'era l'oratorio col calcio Balilla e il prevosto che dava una ipotesi di organizzazione e di controllo del pensiero. C'era dall'altro lato la sezione del PC e quando andava bene anche la Casa del Popolo che dava quella opposta. Poi c'erano 2 o 3 rotte di informazione per i borghesi e una serie abbastanza articolata di strutture, di casini dei nobili nel meridione, dove stavano tutti lì sotto la pergola a fumare i sigari. Questi meccanismi erano sufficienti a formare delle opinioni e il dibattito delle opinioni. Non per niente Don Camillo e Peppone è il miglior esempio di un'Italia del dibattito politico di quegli anni lì. Porca miseria, si è rotta tutta sta roba qua. Poi c'era ancora per i socialisti la bocciofila. Oggi le bocciofile, col fiasco, le bocciofile sono morte, le sezioni le ha chiuse il PC perché è diventato PD, le ha comprate la Lega, le ha fatto quello che ha potuto, il parroco fa fatica a tenere in piedi l'oratorio e il paese sta seduto davanti alla stupidità totale della democrazia diretta televisiva. Questo è il motivo della nostra crisi culturale. La crisi culturale riorganizzativa è quella successiva. Come si fa ad immaginare che l'Italia abbia un futuro? Trovando dei nuovi sistemi organizzativi. Questi nuovi sistemi organizzativi sono sostanzialmente 2. Sono i meccanismi associativi del volontariato, cioè
gli amici del Museo della Piadina, ma anche quelli della Scala, cioè da un lato quelli che vanno ad occuparsi di questione sociale in Africa, ma anche quelli che si occupano delle vecchiette a casa mia, che fra poco ne avrò bisogno. Cioè tutto il sistema associativo, tutto il sistema del volontariato da un lato, e l'altra colonna è l'impresa. All'interno dell'impresa si formano dei rapporti interpersonali che sono quelli che servono a generare delle opinioni diverse. Ed è questo anche il motivo per il quale l'impresa sta cambiando, perché l'impresa è sul paron delle belle braghe bianche di una volta, dove lui dava un'indicazione, ed è così bello in fondo il cimitero di Trezzo d'Adda con la tomba del padrone in mezzo, quella degli impiegati, quella degli operai in fondo. Quel sistema perfettamente piramidale, per fortuna, è scomparso. L'impresa di domani è un luogo di dialogo fra gli individui che vi partecipano, dalla più piccola in avanti, cioè sopra i 4 dipendenti si apre il dialogo. Io sono, quando sono arrivato a 15, ad un tratto il dialogo è diventato molto caldo, cioè si forma un superego dell'azienda che va al di là della proprietà, che è il cuore vero dell'azienda, e che quella roba che gli americani, lì bisogna dargli retta, hanno chiamato la corporate identity. La corporate identity è duplice, è sempre quella che si forma all'interno di se stessi, generando la propria immagine, ed è quella che comunica sull'esterno, formando l'immagine verso l'esterno. E lì la cultura diventa interessante, perché la corporate identity di un'impresa è legata alla sua capacità di assorbire valori diversi da quelli meramente legati al prodotto o meramente legati al fatturato. Cioè la corporate identity si fa su parametri di discussione, su parametri di cultura, molto addirittura sull'estetica dell'impresa, cioè su come è bello l'edificio dove avviene. Gli uffici belli sono diventati, lo furono nell'Ottocento, persero ogni estetica negli anni 50 del tiratevi sulle maniche e andate a lavorare, negli anni della ricostruzione, stanno tornando adesso a un tema centrale nell'impresa di oggi, cioè uno vuole degli uffici. In realtà, anche se esagero un po' nel dirlo, è quasi più importante avere la fortuna di un bel ufficio che di una bella casa. Perché la nostra identità di oggi si svolge di più all'interno del posto di lavoro di quanto non si svolga all'interno. Però è un tema vero questo, cioè di quanto non si svolga all'interno dell'unità abitativa. È il Surkund che vuole la casa bella perché è all'interno della sua proprietà. Nella fase attuale, ma non parlo della fase dell'ufficio 40 anni fa, non era così. La tendenza di oggi è di premiare la qualità degli uffici rispetto alla qualità della casa. Io ho una casa totalmente cadente, sto facendo gli uffici nuovi, che se vedete vi do la mano di blu. Cioè, investiamo di più mentalmente nella corporate identity di quanto non investiamo altrove. Primo punto. Secondo punto, crediamo alla formazione. E crediamo alla formazione che non è solo la tecnica del lavoro che facciamo, ma tutto ciò che genera formazione nell'ambito di una competizione allargata. E questa competizione allargata ha una serie di dati oggettivi. Se io oggi faccio un concorso di assunzione in un campo specifico, in Italia un po' meno, perché contrariamente a quello che pensa l'opinione comune, l'Italia laurea pochissimo, noi laureiamo circa il 7% della generazione. Questo è un tema che avevo dibattuto anni fa, quando dovevamo immaginare la prima università bilingue a Palissadone con i tedeschi, ero con quelli dell'Università di Monaco. La Germania laurea il 21%, cioè 3 volte di più di noi, il che va benissimo, ma ha un effetto bizzarro quando si fanno i concorsi. Cerco un ingegnere per una certa funzione. Una volta facevo una graduatoria e prendevo il migliore, oggi faccio una graduatoria di migliore e ne ho 6. Come faccio a scegliere? Non scelgo più nello specifico. Il dialogo che apro è un dialogo dove la formazione culturale, la capacità di vita, il come ci si comporta addirittura a tavola in alcuni casi, il come sono sbagliate o giuste le scarpe secondo il parametro dell'azienda, diventano importanti quanto il punteggio della laurea o il punteggio di risposta. E qui cambia proprio oggettivamente la storia, perché qui cambia, nasce una sorta di competizione nuova, che è quella vera dell'apparato culturale. Perché a sua volta questa impostazione nuova, uno degli ultimi, non quello attuale, quello di 10 anni fa, amministratore delegato di Volkswagen, era laureato in filosofia, dove la formazione esterna allo specifico
è quasi più importante della formazione dello specifico, perché tanto lo specifico viene rimesso in discussione costantemente. E questo ci permette di affrontare la terza fase di questa mia piccola introduzione, è come la mettiamo. Cioè la crisi c'è sul serio, non ci sono dubbi, ma non è che ci sia una crisi perché alcuni parametri del sistema produttivo sono cambiati, sarebbe errato vederla in questo modo. La crisi c'è perché il concetto stesso del nostro modo produttivo sta cambiando. La crisi c'è perché i cinesi hanno già 400 milioni di operai e hanno un progetto di inurbamento di altro mezzo miliardo di persone per fare altri 300 milioni di operai. Cioè il futuro del mondo è assolutamente manufatturiero. Tutti quelli che hanno menato il camperlaio col posto industriale andrebbero mandati a correre per strada. Il futuro è manufatturiero, il futuro è del prodotto, e di chi sa fare un prodotto. Lo dimostrano i cinesi, domani sarà... Fra 15 anni il mondo sarà abbastanza facile, se c'è ancora, se non avviene la catastrofe dell'apocalisse, però fra 15 anni il mondo avrà, fra Cina, India, America Latina e vecchia Europa più Stati Uniti, 1 miliardo, 2 miliardi e mezzo di operai, cioè di gente che produce, di ogni genere, non necessariamente in fonderia, probabilmente anche in una fonderia rifatta, anche nella fonderia mia, cioè dove si fanno solo progetti intellettuali, ma avrà, che quelli che lavorano con me, non è che posso chiamarli diversi, sono operosi, non saranno più operai, saranno operosi, che cosa cambia? Sono manufatturieri, cioè fanno dei prodotti, li fanno nel campo della comunicazione, li fanno nel campo del progetto, li fanno nel campo dell'ideazione, li fanno nel campo dei servizi, non fanno nel campo della creatività pura del web, però sono degli operosi, il mondo di domani è degli operosi. E allora per essere operosi e competitivi nel mondo di domani, la faccenda della formazione è fondamentale. Ed è fondamentale quanto l'altra faccenda, che è quella dell'identità. Non c'è niente da fare. Io ho girato le fabbriche cinesi, non mi occupo di design ufficialmente, avrei la cattedra di quella roba lì in teoria, ce l'ho anche in pratica. Ho girato i cinesi, è impossibile far capire a un cinese cos'è la qualità. Ma ci si può provare in tutti i modi. Cioè il cinese comunque fa un accendino con le lucine che si accendono e si spengono. Cioè qualsiasi prodotto non li offre, io ero con i più raffinati architetti di Shanghai di Pechino. E dice, ma scusa, tocca un po' questo legno, non ti accorgi che è laccato malissimo? Ma tu sai come deve che sensazione ti deve dare un mocano ben lavorato? No. Al cinese non ne frega niente, ma non oggi, non ne è mai fregato niente negli ultimi 1500 anni, quindi non c'è motivo che ne freghi domani. Il prodotto che fa il cinese è un prodotto cinese che avrà uno spazio enorme, tra l'altro ci salverà da molti problemi, per fortuna ci sono i cinesi, se no avremmo già la rivoluzione, perché se tutti dovessero pagare le scarpe 350 euro, in Italia girerebbero i mitra nei tramvai. Per fortuna la Cina fa delle scarpe a 18 euro. E delle camicette a 4 euro e la dozzina di reggipetti a 1,50 euro. I cinesi ci stanno salvando, non rovinando. Siamo noi che siamo fessi e non abbiamo capito che in questa nuova cosmogonia del prodotto manufatturiero c'è uno spazio che da sempre ci è stato riservato, che è lo spazio dell'alta qualità, che è lo spazio dell'intelligenza creativa, che è lo spazio della post-formazione. In base al quale non c'è niente da fare, cioè nel campo del design, del mobile, ci hanno provato tutti, malgrado la nostra disorganizzazione, malgrado l'organizzazione regionale, che peggio ancora della nostra disorganizzazione, il salone del mobile rimane il punto più importante al mondo, perché un Brianzolo davanti a un tocco di legno e un progetto ben fatto realizza una cosa che nessun altro al mondo è in grado di realizzare, e lo fa, non perché uno lo spiega, e lo fa perché Manzoni ha scritto I Promessi Sposi, perché in ogni Brianzolo c'è un pezzo di Renzo e Lucia che sopravvive, e quel pezzo di Renzo e Lucia che va d'accordo con le sue montagne, che ormai ha rovinato fetente un Brianzolo perché ci ha messo troppe casette brutte davanti, è però quello che gli fa fare il pezzo di legno ben fatto. Questa è l'italianità, ed è questo ciò che ci fa vincere nei settori dove la richiesta dell'affinamento del gusto è fondamentale, lo vedrete anche voi. Ed è anche questo motivo per il quale voi vi stanno andando bene le cose, perché chi si occupa di comunicazione in questo mondo e chi riesce a individuare la comunicazione come struttura degli equilibri fra le formazioni culturali porta a casa dei risultati oggettivi. Quindi
Questo è il grande momento nel quale bisognerebbe avere coraggio di dichiararsi. Eppure io non sono convinto che ce la faremo. Non ce la faremo per colpa. Mi date ancora un quarto d'ora, avete fame, no? Non ce la faremo per colpa di un altro dei miei personaggi storici della fine del 400, che a me è molto simpatico tra l'altro, che si chiama Agostino Chigi. Agostino Chigi era un micropanchiere di Siena, però particolarmente raffinato nell'intortare la gente, e riuscì a scendere a Roma intorno al 95, 1495, e convinse la più grande carogna del mondo allora, che era Alessandro, il Papa Alessandro VI Borgia, quello lì di cui sappiamo tutto, ad accettare il primo progetto nella storia del capitalismo di cartolarizzazione. Gli disse: tu hai bisogno di soldi, hai la lume della tolfa, che a mio parere può rendere molto di più di quanto non rende, io te lo pago in anticipo per i prossimi anni, facciamo il contratto. Divenne concessionario. Agostino Chigi inventò la concessione. E da allora noi abbiamo un capitalismo italiano dove uno ha la concessione dell'autostrada, l'altro la concessione delle lettere, l'altro la concessione dei telefonini, l'altro la concessione del far benzina in Sardegna. Cioè chi può ha una concessione. Siamo l'unico paese in Europa dove sono così importanti i concessionari. Siamo l'unico paese in Europa dove al posto di avere clienti loro hanno utenti. E l'utente non può protestare. Curiosamente, io li ho analizzati, li conosco quasi tutti i concessionari, e ritrovo che la vera rivoluzione italiana dovrebbe essere quella dell'abolizione delle concessioni, l'unica vera rivoluzione che possiamo fare. Per un motivo, nessuno dei concessionari compra arte. Guarda, lo conosco personalmente uno ad uno. Non hanno mai comprato un quadro. Mentre tutti i capitalisti da competizione, quelli che si alzano al mattino, hanno l'aereo per andare a Budapest, a Berlino, in Romania o a Shanghai, o appena fanno soldi sul serio cominciano a comprare arte. Questa distinzione è una distinzione da antropologo, perché gli uni lo fanno e gli altri non lo fanno. È anche facile, perché chi fa il capitalista della concessione deve parlare non con il cliente che decide di mettere i suoi prodotti nelle vetrine di Hemsley a New York, deve parlare solo col sottosegretario che viene da Virpigna, appunto, e per il quale avere quelle robe lì non serve niente, basta avere quelli di cui ho parlato prima, i famosi libri con la bottiglia di grappa dietro. Quindi è un mondo completamente diverso quello della concessione, ma è un mondo dove la competizione culturale non interessa. Difatti nessuno dei nostri concessionari è mai riuscito ad impiantare aziende fuori dai confini nazionali, né quelle delle televisioni, né quelle dei telefoni, né quelle delle benzine, né quelle delle autostrade. Esistono solo in Italia, sono gli apparati parassitari che ci vivono sulle spalle. E loro sono l'handicap in base al quale io ho dei dubbi, talvolta sul fatto se ce la possiamo fare o meno. Io mi occupo molto di più di economia di quanto non sembra, perché mi hanno fabbricato lì, io sono un economista di nascita. Curioso paese l'Italia, 60 milioni di abitanti, 34-33 milioni di abitanti hanno reddito. Gli altri sono figli, mogli, sorelle che non hanno reddito, anche mariti in alcuni casi. 33 milioni hanno reddito. Di questi 33 milioni, 16 milioni hanno reddito da pensione. 16-17 milioni hanno reddito da prodotto o da lavoro, da impiego. Di questi 17 milioni che hanno reddito da impiego, 7 sono pubblici. Che non vuol dire che sono tutti inutili, c'è anche il chirurgo che mi ha operato e lo ringrazio molto, c'è anche il Daverio che fa professore all'università e lo ringrazio anche lui, cioè non è che tutti i pubblici siano da scartare, ma sono 7 milioni, sono mica pochi. Quelli che sono legati al prodotto sono 10 milioni su 60, di questi 10 milioni 3-4 milioni sono legati alle concessioni. Chi fa prodotto da competizione mondiale sono 6-7 milioni, il 10% degli abitanti, è troppo poco. Cioè l'Italia, se non decide le due cose, di tornare a far lavorare un po' più persone, quei 6 milioni si fanno un mazzo come una pera, cioè non si può dire che quelli lavorano sul serio, quindi non è che bisogna lavorare di più, bisogna convincere il 90% del paese a prendere due o tre dei loro e mandarli a lavorare anche loro. Cioè bisogna invertire la tendenza all'abbandono del lavoro produttivo, uno.
e due, quel nucleo dei sei, del 10% dei 6 milioni ha il compito di diventare l'elite che tira gli altri, ma per diventare l'elite che tira gli altri deve formare la sua identità, deve dichiarare la sua corporate identity fino in fondo e deve essere in grado di dichiararlo perché ha assimilato gran parte dei valori culturali che fanno sì che sono loro produttivamente migliori degli altri. È una battaglia molto lunga, una strada molto faticosa da intraprendere. Mi piace farla poi qua in una zona come la vostra, dove la patologia è sentita nella quotidianità. Ma è l'unica strada che possiamo seguire. Cioè dobbiamo convincere gli altri italiani a lavorare e dobbiamo convincere noi tutti a tornare ad essere più colti. E con questo auguri.